Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno. Oggi parliamo di razzismo nel mondo dello sport, in particolare nel mondo del calcio, partendo dal caso di Boateng che contro il proprio patria ha smesso di giocare dopo aver sentito per una mezz'ora circa insulti contro la sua persona, appunto insulti di tipo razzista. Cosa ne pensate? Giusto interrompere le partite per razzismo? Quali provvedimenti bisognerebbe prendere in questo caso? Sentiamo cosa ne pensa la gente qui ad Albino. Cosa ne pensa del razzismo in campo? È una stupidata che l'ho qui da cercare che cosa. Non doveva interrompere la partita? Oui, prima anche i spettatori un po' intelligenti, ma è per offendere se ti sei, anche gli stranieri, che mi fanno le mie pegne canotte, giusto? La femmina che ha detto a lui, una prega che aveva la parete, si dà a me addirittura. Io te figlio di puttana, ti dite a tutti. E che la che dico, è il mio cretino, uno mi manca le 40 anni che ne firma. Io ho già detto che non ho detto, le violenze, dopo tanti di questi che entrano neanche un calcio, quando ho fatto i casi che secondo me ne dopo. Quindi alla fine sbagliato interrompere la partita? Sbagliato, che lo fai bene da fuori i coglioni, e poi io voglio portare mago. Avrebbe fatto lo stesso anche lei? Non andare fuori, non dovevo aspettare la defo perché i parole non te per lui. Interrompere le partite in caso di razzismo? Beh, in fondo c'è una parte di... Però non bisogna però farli tutta l'erba un fascio. Quattro cretini si possono anche prendere, sbatterli fuori e farli pagare delle multe. Comunque è un segnale giusto, perché non ci devono essere differenze di colore, di razze, niente. Io ritengo che sia. Ha fatto bene Boateng a andarsene l'intero? Secondo me ha fatto bene. Così imparano che si devono comportare civilmente. Non c'entra il colore della pelle di una persona. È come basta. Qui si trattava di un amichevole. Sì. Ma se fosse stato il campionato di Serie A? Beh, insomma... Milan-Juventus. Ci dovrebbe essere più sorveglianza anche all'interno degli stadi. Prendere queste persone, diciamo, usando un termine brutto vorrei dire sono dei disgraziati, ecco. Prenderli, buttarli fuori, darle delle sanzioni e non farli più entrare allo stadio per un po' di tempo. Basta, io credo che sia una... Qualcuno dice che con i soldi che prendono... insultano i politici, insultano tutti, sì, insultano anche i calciatori. D'accordo, ma non è perché uno prenda i soldi deve essere insultato. Tu lascia stare di collaborare, andare a vederlo e pagare il biglietto. Insultiamo i politici, d'accordo, non votateli. C'è la libertà di scelta, la vita privata di una persona, se è bianco, nero o verde, non ha nessuna importanza. Il ragazzo o ragazza di colore si comporta bene, non vedo perché fare i bubù. Qual è? Ma non solo etica, è questione di intelligenza, di educazione e di ignoranza. Ma non saprei più cosa dirle perché è una cosa vergognosa. Io lo ritengo vergognoso. Non sono informata. Cosa ne pensi del razzismo verso i giocatori di colore? Dovrebbero interrompere le partite? Il razzismo in generale non sono d'accordo. Non è una cosa. Ma dovrebbero interrompere le partite, dare la vittoria alla squadra avversaria? Oppure uno perché è pagato, anche se si becca quattro insulti, è il gioco delle parti? No, forse dovrebbero interrompere le partite. Sarebbe giusto? Sì. Per dare un segnale forte? Sì. Ma io credo che ci sia un limite a tutto. E se poi questa cosa è successa durante una partita amichevole, credo sia significativo del fatto che la partita probabilmente non era importante e la reazione, proprio perché non era importante la partita, la reazione di un giocatore, di un campione, di una persona molto famosa come Boateng possa essere anche capita. Credo però che non ci sia e non ci debba essere anche questo, non è che 20 persone poi possono mandare a casa una squadra durante una Coppa Campioni, una partita importante di campionato. Resta però fermo il fatto che c'è questo malcostume, che probabilmente è tutto italiano, di prendere in giro, di sfottere, non so adesso quale sia il termine migliore, persone di colore, e questo non va per nulla bene. Io credo che ci sia stata in modo trasversale una presa di posizione da parte dei soggetti anche molto pesanti, molto importanti, e questo dovrebbe far riflettere un po' questi soggetti che vanno allo stadio invece di guardare la partita prendono in giro qualcuno.
Signori, forse è il momento anche di dare una svolta a questa questione che non è da oggi. Probabilmente qualcuno che farà bu 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 lo troveremo sempre. Smettiamola, parlo al plurale, smettiamola, cerchiamo di far sì che quando si va a teatro e c'è un signore di colore che interpreta l'Otello non ci si metta a fare bu bu, perché sennò arriviamo a quei punti lì. Rispetto in teatro e rispetto anche allo stadio, perché lo stadio è il teatro del calcio e bisogna avere la massima così rispetto di chi interpreta un ruolo anche importante sotto l'aspetto sportivo. Qualcuno dice che ci vorrebbero leggi. Ma non è la legge è il buon senso. Io non è che prendo a martellate qualcuno perché non c'è la legge. La legge lo fa il soggetto con la sua intelligenza che va allo stadio o in qualsiasi altra parte di questo bellissimo universo. Se dobbiamo normare tutte le questioni legate all'atteggiamento che le persone possono avere, dove riempiamo centinaia di pagine, migliaia di pagine. Io credo tra l'altro che ci sia anche una legge che prevede il fatto degli atteggiamenti razzisti, eccetera. Quindi io credo che non ci sia bisogno di altri scritti e di altri scienziati che si mettono lì e fanno un articolato su queste cose. Purtroppo sappiamo che la madre degli stupidi è sempre incinta. Ma delle volte hai ragione, delle volte gemella anche. Ecco. E quindi questo tu ridi, ma è così. Purtroppo allo stadio vanno tutti e guai se non andassero tutti, ci mancherebbe altro. Però ecco, che siano delle minoranze lo sappiamo, poi ne pagano un po' le conseguenze un po' tutti, perché credo lì alla partita Busto-Arsizio con la Pro Patria ci sia il 99,9% di persone che erano lì a vedere il Milan e non gli capiterà tutti i giorni di avere lì il Milan nel loro stadio. E questo però ecco, è stata un po' banalizzato il tutto da atteggiamento di quattro soggetti che probabilmente non meritano loro di entrare allo stadio. E Boateng, insultato, se n'è andato. Beh, insomma, bisogna un po' essere un po' razionali, diciamo. Le persone ignoranti ci sono sempre state. Di conseguenza, anche lui un attimino deve accettare. Ha sbagliato allora? No, sbagliato no, giustamente. Anche a me darebbe fastidio. Da grande sportivo quale sono stata, mi darebbe fastidio gli insulti della gente, in tutti i modi, in tutti i sensi, insomma. Quindi anche lui deve un attimino valutare la situazione, anche perché prende tanti soldi, ma tanti, quindi un po' di... Qualcuno l'ha detto, siccome prende un sacco di soldi, deve, oltre a beccarsi i soldi, si deve beccare anche qualche insulto. Guarda che gli insulti li abbiamo sempre presi, li ho presi anch'io tanti anni fa, quindi dobbiamo accettarli. Poi ho reagito anch'io, giustamente, però insomma accettiamone un attimino. Dà fastidio veramente questo comportamento di persone ignoranti, perché queste sono persone, non che ignorano, sono proprio ignoranti di natura. Quindi non ci deve essere razzismo, perché giustamente viviamo in un mondo di globalizzazione e di conseguenza accettiamo un attimino queste persone che sono qui nel nostro ambiente. E poi anche lui un attimino non si deve rivoltare così, certo, dà fastidio veramente questo insulto. Colpire coloro perlomeno che insultano? Certo che bisogna colpirli, è come quando fanno caos negli stadi, è così, colpirli, ma non colpirli solo a parole, colpirli facendoli lavorare effettivamente veramente tanto, in modo da capire la situazione com'è, insomma. Così si fa? Così si fa, ma veramente, perché io sono una sportiva nel vero senso della parola per anni e anni di basket, quindi alla mia età non accetto assolutamente né insulti né il degrado che c'è negli stadi, assolutamente no. Bisogna portare anche i bambini allo stadio, bisogna portare i bambini sui campi di basket, sui campi dappertutto, ma con una certa... Ma certo che c'ha ragione a interrompere la partita, perché quelli lì non vorrebbero più entrare nello stadio. Qualcuno ha detto, Boateng si è fermato perché era una amichevole, se era una partita importante non si sarebbe mai fermato. Io dico sì che sarebbe fermato. Bisogna sempre fermarsi. Ha fatto bene, se sono qua li lasciano giocare, io non sono un razzista, capì. Se ne lasciano qua li lasci giocare, se te è ignorante come chi dell'Atalanta, tanti dell'Atalanta che ne sono d'ignoranza. Se vai allo stadio te, no. E allora va su ecco qualche sono d'ignoranza. Cori razzisti contro il suo giocatore, contro Boateng, perché è di pelle scura. Se ne sono andati, hanno interrotto la partita, se ne sono andati i giocatori. Fatto bene? Sì, secondo me sì.
un gesto che magari può far capire qualcosa a chi è razzista, che non va bene. Dicono che lui è un professionista, quindi comunque cosa succede? No. The show must go on, come dicono i giornali. Lo so, però quando è troppo, come si dice. Quindi nel caso di cori razzisti, stop le partite? Stop le partite, sì. Di qualsiasi tipo? Anche la finale di Champions League? Sì, sì. Basta? Basta. 10 tifosi allo stadio, urno, interrompiamo la partita? Secondo me sì. Okay. È una cosa forte, dici che potrebbe fare... Sì. Magari smettono, oppure, non lo so, non pagano più il biglietto per andare a vedere le partite. Ma sono fatto benissimo, ma che siamo ancora italiani razzisti? Ma dico, ma scherziamo? Ma quelli sono da mandare a scuola, insegnare che la pelle non ha... Poi vanno al sole per diventare belli scuri. sono un pochino ristretti. Scusi, Quindi giusto interrompere le partite in caso... Ma certo, lo sport è una cosa per tutto il mondo. Rossi, verdi, gialli, blu, turchi, rossi... Ma chi se ne importa? Lo sport, la religione... E il sesso per me non dovrebbe avere confini e non dovrebbe avere etichette, non dovrebbe, è libero. Io posso giocare a dadi come giocare sulle onde, ma chi se ne importa di cosa mi piace. Qualcuno ha detto che invece ha sbagliato, perché lui è un professionista deve chiudersi le orecchie e fare quello per cui è pagato. No, avrebbero potuto, io non c'ero, non lo so, non me ne intendo, però uno prende il megafono e dice: se continuate di questo passo interrompiamo. Okay. Se continuano a fare confusione, rovinano lo sport e allora si tira giù la Claire. Buongiorno, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Non sono uno sportivo. Però continuavano a insultare un giocatore perché è di colore. Questo qua sono girate 5 minuti, basta, sei andato. Ha fatto bene? Non lo so se ha fatto bene o male, perché come ripeto non me ne... È solo il discorso, penso, di razzismo quello lì. Se avessero insultato lei, giocatore di pallone, anche lei avrebbe preso, sarebbe andato? Ma può darsi di sì. Sì, cioè, ovviamente, non è una bella cosa. È sempre una persona, insultare una persona, specie se è di colore, perché poi... Qualcuno però dice, tu sei un professionista, sei lì pagato e strapagato per giocare a pallone, ti chiudi le orecchie e giochi a pallone. Ah beh, può darsi anche, dipende dai punti di vista, ognuno la vede un po' a modo suo. Come la vede? Io la vedo come ho detto prima, cioè se io fossi un giocatore specialmente straniero, siccome io sono stato un po' all'estero parecchi anni e so come si è... Non ho niente contro la gente di colore, gioca al pallone o non gioca al pallone, per me se uno mi insulta mi cazzo, c'è poco da fare. E come l'ha visto lei come italiano all'estero? Ma io mi sono sempre trovato abbastanza bene. Perché sempre ho trovato ben accolto da altre comunità? Sì, abbastanza bene, io ero in Svizzera e là mi hanno accolto. E poi uno quando è in casa d'altri si deve comportare come... Ci comportiamo noi in casa d'altri, educatamente. Non è mai stato discriminato perché era italiano? No. Però ho visto ancora qualcheduno che, appunto, dipende sempre poi dal tipo di persona che si incontra. Se uno è maleducato o è razzista o ha idee sue, può fare arrivare a questi livelli. Penso proprio che sia una cosa così. In caso di cori razzisti? Un giocatore è stato insultato dal Milan? Ah sì, l'ho sentito. Fatto bene interrompere la partita? Certo, sicuramente. Perché? Non va bene essere razzisti, soprattutto, a parte che comunque questi cori, oltre che essere razzisti, sono anche un po' troppo esagerati in qualsiasi senso. Sarebbe meglio interrompere ogni volta che fanno troppo. Una parte del pubblico dice per colpa di... non esiste che per colpa di 20-30 stupidi devono interrompere le partite. Ci devono rimettere altri migliaia di spettatori educati. Magari sarebbe il caso di intervenire subito e mandarli fuori, se si potesse. Quindi... Però d'altronde lì non saprei cosa dire. Un po' di bodyguard allo stadio. Magari. Un po' di servizio d'ordine. Sì, servizio d'ordine ci vorrebbe. Ma cosa pensa? Ha fatto bene o male? Ha fatto bene. Di ritirare la squadra. I razzisti dove sono? È pieno, tutta l'Italia è razzista. Ma sì, appunto, siamo noi razzisti, non quella gente lì. Quelli vengono per lavorare e ci danno una mano per lavorare. Perché c'è tanta gente di noi che non vogliono lavorare certi posti perché hanno le mani molto pulite, non se le vogliono sporcare, capito?
E allora mandano quei poveracci come giù a raccogliere, come si chiama, i pomodori. Qui hanno insultato uno che non è proprio un poveraccio. Sì, sì. Vabbè. Vabbè, lo so, è uno che i soldi ne ha più di me, più di lei forse, scusi. Sicuramente, sicuramente. E allora... Ha proprio parlato di soldi. Con quello che guadagna, sa sì, anche a menarsela allora, se gli fanno qualche buco. Ma allora dovrebbero andare in tutti gli extracomunitari che abbiamo giocando in Italia a fare sto patatrac qui, o no? Non le è piaciuto l'atteggiamento dei tifosi, quindi? No. Vietato insultare, vietato fare cose. No, vietato insultare. Uno scherzo si può anche fare, ma non più di tanto, perché oggi, domani, il sacco si riempie e poi cosa fa? Lei non è mai andato allo stadio a dire arbitro cornuto? No, più di una volta. Vabbè, però... Che ha insultato. Certo che ho insultato, però insomma... Quando si parla di razzismo, però. Appunto, mi scusi. Perché lì non era uno solo, erano in tanti anche, ha capito? Come si può dire, era un'organizzazione di questi ragazzi. Qui hanno interrotto la partita che era un'amichevole, ma se dovesse succedere in una partita importante di campionato, di Champions League... Io la penso così a modo mio. Sempre interrompere le partite, per ricordi? No, sempre, insomma... Non è che può succedere, non è che succede tutti i giorni, ogni domenica. Eh beh, quasi, quando c'è un giocatore di colore in campo. Allora io la penso così, chiudere le partite e mandarli tutti a casa quei ragazzini. Lei non è d'accordo? No. A quanto sembra non è d'accordo. No, il mio compito è intervistare e non metterci il parere. Ha fatto bene. Giusto. Come giusto? Giusto. Ma quei soldi che prendono, se stanno lì anche a tirare per due, E poteva... Beh, per quello che prendono i soldi dovrebbero essere più coscienti, o no? Quindi è giusto interrompere le partite a parte di scherzi? È giusto, è giusto. Per colpa magari di 20 disgraziati ci rimettono migliaia di spettatori educati. Spiace per quello, però devono farlo. Forse capire vergogna la sete, non me. Se facessero così non so quante partite arriverebbero alla fine. Perché in Italia... È meglio che mia che fa quelle cose lì. Secondo lei l'italiano è ancora razzista? Nel 2013 siamo qui ancora con razzismo? Bisogna vedere da che parte stanno, no? Quello che ha urlato era uno della Lega, perciò detto tutto. Quindi vuol dire che Lega uguale razzisti? Lega, non tutti, però... una buona parte. C'è stato qualcuno che ha cominciato dal principio e... E stanno tirando ancora la corda. Dovremmo però finirla questo razzismo, mi sembra di capire quello che dice. Altro che. Siamo tutti uguali, Come mai? Perché manca l'educazione, manca. Cosa manca all'italiano? Cos'è che spinge questo razzismo? Sono tante le cose che. La cultura. Mandare i nostri giovani un po' a scuola. Ma anche a scuola e vabbè. Ma anche le famiglie. Cioè, bisogna vedere anche i genitori come... Non, scuola, non solo educazione dei libri, ma anche io vado a vedere giocare sociale. I bambini al pallone, no? Sì. Sono più tanti genitori che urlano che farebbero meglio stare a casa e lasciare giocare i ragazzi. Ma è una brutta cosa, però... Una reazione esagerata a interrompere le partite per ricorrere razzisti? Un po' sì, però un po' hanno anche ragione, perché non si devono fare queste cose, secondo me. Gli ignoranti, sono degli ignoranti, perché dovrebbero lasciare in pace, almeno i giocatori intanto che giocano. L'hai sentito lei questa cosa? No, lo dico io, che dovrebbero lasciar vivere tutti in pace, vanno allo stadio per divertirsi e dopo... Ma l'italiano è ancora un popolo razzista? Non lo so, io no. L'importante è che vengano qua, che facciano giudizio, vadano a lavorare e dopo tutto va bene. L'importante è quello. Certo, se vengono qua a ammazzare la gente è meglio che stiano al loro paese. Ha sentito del Milan, che ha ritirato la squadra per i correre razzisti? Beh, secondo me sono due le valutazioni da fare. Una che potrebbe avere ragione il giocatore. L'altra naturalmente è un mancato rispetto anche... da parte della squadra verso gli avversari, ecco, questo è il concetto naturalmente. Ma tra le due chi ha più ragione? Qui si tratterebbe di capire qual è che forse il rispetto della squadra verso l'altra, del Milan verso l'altra squadra. Quindi non doveva andare. Il singolo giocatore secondo me
non fa testo, perché anche perché ci sono dei precedenti. Nella squadra invece non ci sono precedenti, quindi è una cosa più grave, secondo me. Secondo me. Ma secondo lei si sono fermati esclusivamente perché era un amichevole? O si dovrebbero fermare? Ovviamente, se era una una partita di coppa, avrebbero ascoltato e basta, non ci sarebbe stata questa reazione. Qualcuno dice che professionisti ben pagati dovrebbero tollerare. C'è un limite a tutto, però il tutto secondo me sarebbe poi quello che si accumula nel tempo. Allora a un certo momento bisogna fermarsi e dire vabbè, d'accordo, da qui in poi bisogna cambiare, non un singolo episodio, no. Ma esiste davvero secondo lei il razzismo oppure sono cori? Esiste, basta andare allo stadio. Sì, vabbè, magari allo stadio insultano tanto per fare un po' di cagnara. O insultano perché davvero convinti che l'uomo di colore sia diverso dall'uomo bianco? No, vanno allo stadio per lasciare uscire quello che è primo dentro, non so, perché stranamente se non ci sono persone di colore in campo hanno comunque sempre qualcosa da dire, insomma, da urlare. E va colpito comunque chi urla insulti? Bisogna fare una distinzione fra il tipo di insulti. Insulto all'arbitro. Arbitro cornuto. Ecco, questo magari si potrebbe ormai non definire nemmeno più un'offesa, insomma. Altri invece... Ma chi è intenzionato a fare l'arbitro sa già di essere cornuto. Quindi... No, che sa di essere cornuto, potrebbe essere. Incorrerà senz'altro in quell'insulto, secondo me. Quindi deve essere già preparato psicologicamente. Non ha più molto valore, non ha più molto valore. Ma in caso di cori razzisti? No, vanno fermati perché il coro tende sempre, secondo me, a tirare altra gente, e quindi non è più l'insulto singolo, ma è il coro di molta gente che magari non è nemmeno convinta, è la classica pecora che si accoda. Quindi vietiamo lo stadio a chi si rende protagonista di certi sempre cori. Questi sono i problemi che non vanno mai risolti, come tanti altri, insomma, non sono mai stati risolti. Certo, non è che possiamo andare allo stadio con le forze pubbliche a sanzionare il tipo che si mette a urlare, però siamo riusciti a evitare che si portino, non so, i petardi nello stadio, come tante altre cose, ad esempio. E quindi si potrebbe fare qualcosa anche in quel senso. Il Milan, tu sei milanista? Sì, no, sono interista. Ah, interista, ricordavo che eri tifoso della squadra di Milano, ma non ricordavo quale. Milan e interista. Vabbè, questa era un amichevole, e quindi non puoi penalizzare. Cori razzisti, partita persa, la squadra ospite. Basta, hai risolto tutti i problemi. Siamo a San Siro, in 60.000, 70.000, in 500 comincia i cori razzisti. Non fa niente, perché il pubblico se vuole li ferma. Se tu c'hai in parte un imbecille, gli dici che è un imbecille di stare zitto. Quindi tutta la curva dovrebbe scatenarsi. Partita persa all'Inter, se è l'Inter. È così, non ci sono alternative. Se tu cominci a dire no, però è faccino roso, quello non capisce, si sfoga per quando va allo... No, cioè allora se c'è rispetto, c'è rispetto. E allora facciamo così, 500 infiltrati... del Milan nella curva dell'Inter che urlano e così partita persa l'Inter. È sempre tutto dimostrabile, filmano tutto, registrano tutto, vuoi che non vedano chi è, lo sanno che è dell'altro, basta la cosa, poi va avanti, la giustizia è una parola grossa in Italia, giustizia sportiva, ci saranno. Ma secondo te lo fanno davvero con intenzione di appunto colpire razzialmente quella persona, oppure lo fanno tanto per fare un po' di cagnara? Vabbè, l'ignoranza può essere. Quindi sono convinti di dire? Sono convinti, sicuramente, vogliono ferire e chiaramente non lo dicono per fare un complimento, fanno per offendere. Se tu una persona l'attacchi su quello che ritieni un punto debole. Quindi se tu lo attacchi gioca peggio? Gioca peggio, di sicuro diventa nervoso. Io mi ricordo Montari ai tempi dell'Inter, perdeva la testa, ma faceva, era anche comprensibile. È una tattica quindi del... Secondo me sì, è comunque ignoranza, soprattutto ignoranza. Ma togliendo i calciatori, secondo te c'è ancora razzismo in Italia oggi? La situazione è complicata, è difficile dire, siamo gli italiani, credo siano un popolo ospitante, aperto. Però stiamo subendo delle situazioni economiche talmente dure che tirano fuori
quello che non vorremmo, cioè, venisse fuori, invece viene fuori. E un po' il fastidio ci dà lo straniero, non dico quello solo di colore, lo straniero ci disturba, ma non per colpa loro, per altre colpe. Io la vedo così, dopo. È tutto per il Sassano allo Stagno, prima puntata dell'anno che si conclude qui. Grazie a voi che avete seguito la trasmissione. Naturalmente vi invitiamo a suggerire i temi di discussione per il Sassano allo Stagno. Potete farlo chiamandoci allo 0346 23626 oppure inviandoci una mail all'indirizzo info@antenna2.it. Ovviamente prenderemo in considerazione i vostri suggerimenti e procederemo a realizzare le interviste appunto su ciò che ci consigliate. Grazie a voi, appuntamento tra 7 giorni su Antenna 2 TV, il Sassano allo Stagno.